pausa. Con la presentazione precedente penso che abbiamo potuto vedere l'importanza del software libero, del software open source all'interno di centri di ricerca, quindi di amministrazioni pubbliche. E con questo ci riallacciamo alla presentazione di Felice Balsamo, che è del Comune di Napoli. Ci parlerà dell'implementazione di software libero all'interno del Comune di Napoli. Quindi presento Felice Balsamo. Salve a tutti. Prima una raccomandazione la devo fare, non mi farei dimenticare l'ombrello, altrimenti mia moglie mi close e non mi apre più casa, quindi l'ombrello l'ho messo lì apposta. Sono Felice Balsamo e mi occupo della delega all'informatizzazione per il Comune di Napoli e per la comunicazione. Le deleghe sono in capo al sindaco, che ha voluto lui tenere queste deleghe perché ritiene fondamentale lo sviluppo dell'informatizzazione, soprattutto per la città di Napoli. Sono tanti gli argomenti che vorremmo trattare come comune, perché da circa un anno e mezzo stiamo cercando di informatizzare il più possibile, ma uno degli argomenti che vorrei cercare di trattare è quello della comunicazione bidirezionale che noi vogliamo cercare di instaurare tra il cittadino e una pubblica amministrazione. Perché dico comunicazione bidirezionale? Perché normalmente la politica dialoga sempre in modo unidirezionale, cioè la pubblica amministrazione che dialoga verso il cittadino, ma quando il cittadino deve dialogare verso il comune, in questo caso, trova mille ostacoli. Allora abbiamo detto, vabbè, visto e considerato che la volontà è quella di far comunicare il cittadino, cerchiamo di implementare quanto è più possibile applicazioni che ci consentono, che favoriscono al cittadino a trovare un canale di comunicazione facile, immediato e soprattutto avere risposte. Allora abbiamo detto, iniziamo a vedere come comunicare con i cittadini di Napoli. Allora, fin quando si tratta di un paesino di 5.000 abitanti, abbiamo detto, vabbè, il sindaco si affaccia al balcone, parla con i 5.000 abitanti, uno si lamenterà che quello, il meccanico, non paga le tasse, un altro si lamenterà che è vicino, fa rumore. Ma quando invece si parla di una città come Napoli, terza città d'Italia, con circa 950.000 residenti, che poi diventano tra 1.700.000 e 2 milioni di persone che abitualmente si trovano nella città di Napoli, tra persone che dalla provincia vengono abitate a Napoli e turisti, dialogare con queste 2.000 persone diventa impossibile. Allora abbiamo detto, utilizziamo una cosa che nelle pubbliche amministrazioni ci sono. Esiste un ufficio, che forse pochi conoscono, tra cui io un anno e mezzo fa lo ignoravo, che si chiama URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, che non risponde mai. Siamo qui. In realtà l'URP è un ufficio formato, nel caso del Comune di Napoli, da circa 15 persone, che hanno il compito di ricevere le informazioni dai vari cittadini e cercare di dare una risposta. Il problema, come poi vedremo, non è soltanto dal punto di vista informatico, nel senso che io arrivo in qualche modo a fare una domanda all'URP e queste 15 persone devono dare una risposta. Vi faccio un esempio di quelle che capitano più frequentemente. Arriva il vecchietto che ci manda una bella lettera scritta perché non usa internet. La lettera scritta viene fotocopiata in 5 copie, perché una va all'ufficio protocollo, esiste ancora l'ufficio protocollo, un'altra copia va all'ufficio, alla segreteria del sindaco, un'altra va all'ufficio competente in materia. Arriva il foglio scritto, io sono 10 anni che ho l'albero alto e mi entra l'albero in casa. Uno degli esempi che più capitano, che più abbiamo. A quel punto l'ufficio URP che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe rispondere, caro cittadino, io non so come farti a tagliare l'albero, perché non abbiamo le motosighe, non abbiamo i carrelli per la finestra all'albero e quindi il problema non è risolto. L'ufficio URP allora che cosa fa? Lo gira all'ufficio competente e lo gira all'ufficio del Parche Giardini. Parche Giardini risponde, sì, ma dipende quanto è alto l'albero. Alla fine, dopo circa un mese, il cittadino, l'albero, ce l'ha sempre là dentro, il ramo gli è entrato in casa e se lo taglia per sé. Allora, quello che abbiamo cercato di dire, vediamo come far comunicare e sapere al cittadino tutti i problemi che ci sono, perché una cosa che dobbiamo cercare di far capire al cittadino è che la non risposta è peggio di dire non te lo posso fare. Io dico, guarda, via Marina, prendiamo l'esempio di via Marina che tutti quanti conoscete, primo tratto, quello che va da Ponte dei Francesi fino a Piazza del Carmine. Via Marina andrebbe rifatta, ci vogliono troppi soldi, è meglio dire, guarda, mi dispiace, non ce l'ho, che dire nessuna risposta. Via Marina, prima di qualche anno, non si potrà fare, quindi mettete l'anima in pace, anche se sarebbe il nostro desiderio farla. Allora abbiamo detto, ok, prendiamo l'ufficio URP e cerchiamo di informatizzare quanto è più possibile, cioè consentiamo al cittadino di conoscere passo passo la sua richiesta qual è.
Come si fa a comunicare col Comune di Napoli in questo caso? Possiamo comunicare o tramite email, esiste un indirizzo email che è, attenzione, c'è un tifone che sta per arrivare e siamo tranquilli. Questo è uno dei vantaggi della nuova amministrazione. Allora, con l'URP possiamo comunicare o tramite indirizzo email, urp@comune.napoli.it. Scusatemi se dico chiocciola e dico etta, ma sono abituato a dire chiocciolo, chioccioletta, altrimenti ci perdiamo. Arriva un'email, è una cosa che potete fare anche io voi ora. Se inviate un'email a quell'indirizzo di posta elettronica, ricevete un ticket. È un'innovazione che è stata fatta. Vuol dire che quell'email viene catturata da un sistema, poi vi faccio vedere come è stato realizzato questo sistema, a costo zero. Viene catturato il campo from dell'email, il campo oggetto, gli allegati, date e ora, e vengono memorizzati in un database e viene assegnato un numero di ticket. Quindi il cittadino sa tramite mail che ha inviato un'email che è stata ricevuta dal comune e sa tutti i passaggi, ci sta mandando l'email, sa tutti i passaggi che vengono fatti dalla sua richiesta. Quindi quanti giorni sono passati, quanto tempo, dove è fermato come servizio. È un servizio email, è già attivo da qualche giorno. Qua c'è pure una cosa divertente da vedere: è stato attivato anche il canale Twitter URP Napoli. Cioè molti cittadini abitualmente dialogano con noi su URP Napoli e mandano normalmente le sue richieste all'account chiocciola De Magistris, che è l'account del sindaco, che il quale di notte si collega e risponde ai cittadini. Ovviamente, siccome è improponibile che non riesce a rispondere a tutti, abbiamo attivato l'account URP Napoli da circa 4 giorni. Appena abbiamo pubblicato, il numero di iscritti è stato totalmente elevato, che è stato sospeso per account sospetto. Per cui abbiamo scritto a Twitter, abbiamo detto: guarda, noi siamo il Comune di Napoli, siamo una città, terza città d'Italia, fa tutta una cosa, ci puoi sbloccare, ci ha sbloccato. Ha detto: scusateci, ci ha sbloccato. È passato un giorno, ci ha ribloccato un'altra volta, perché sono arrivate troppe richieste, e quindi addirittura si è pure incazzato, ha detto: non dovete fare spam. Abbiamo detto: guarda, questo è un servizio cittadino, ci hanno appena risbloccato, è possibile che ci ribloccano. Quindi tra poco sarà attivo anche su Facebook un modulo online per poter inviare le richieste, e i servizi online, che sono servizi poco conosciuti, sito web, praticamente un modulo web per inviare le richieste. A breve sarà attivo anche il numero unico del Comune di Napoli. Considerate che quando noi siamo arrivati, se adesso vi faccio una domanda: qual è il numero di telefono del Comune di Napoli? No, quello è in attivazione, quello è nuovo. Quello è centralino, bravo, si vede a buttare il sangue. Sono 16 i numeri di telefono del Comune di Napoli, uno per ogni municipalità, e ne so 10, uno per l'ufficio legale della Polizia Municipale, le multe, uno per l'ufficio autorizzazioni, sono 16 numeri. Praticamente quando avete un problema, sono 16 persone che rispondono, ognuno per una competenza, quindi alla fine devi fare 16 numeri per cercare di acchiappare di uno. Ovviamente stiamo per attivare il numero 0810801 per cercare di dire un unico numero. Un sistema EVR, con voi posso parlare di EVR, normalmente parlo di disco perché molti sono rimasti al disco, risponderà e ti dirà: premere 1 per fare questo, 2 per fare questo. Il sistema CRM è stato già realizzato. Via mail già potete mandare anche ora per fare una prova e ricevere il ticket, un codice. Ciò che ci siamo chiesti, abbiamo detto: ma tutti quelli che fanno le app, che sviluppano app, tu fai la tua bella app, la scaricano, scatto la foto alla buca che sta per strada, mi incazzo perché ho rotto la macchina, per Comune di Napoli che ne sa di quell'app? Cioè, le app che sono disponibili oggi comunicano in un circuito chiuso. Non è che il Comune di Napoli in questo caso si collega con tutte le app e va a vedere chi è che ha scaricato, cioè chi è che ha fatto una segnalazione. Allora, da noi tempo fa venne un'azienda, non faccio nome ovviamente, disse: noi abbiamo fatto la migliore app che ci sta. Vabbè, il cittadino si scarica la nostra app, fa la fotografia e voi vi dovete imparare un pannello di controllo dove vedere tutte le segnalazioni. Allora ci siamo detti: Comune di Napoli c'ha 150 servizi, circa impegnate nei vari servizi circa 700 persone, noi faremo imparare un pannello a 700 persone che hanno in media tra 55 e 60 anni. Vabbè. Quando costa questo sistema?
Ma perché siete voi, siete la terza città, state in crisi, state cose, vi possiamo fare un costo a favore, 180.000 euro al mese. 180.000 euro al mese, era, perché era un calcolo in base al numero degli utenti, città, 180.000 euro al mese. Tutto sommato, se compriamo 180.000 euro, si compra un mezzo pubblico e si fa l'assicurazione per 2 anni. Un pullman costa più o meno tanto. Detto, compriamo 12 pullman, sono più contenti pure quelli di fuori rotta, che sono quelli che più si lamentano dello scarso collegamento. E boh, ma il nostro sistema è migliore. Poi ne fate per un'altra, ha detto, se quello ti fa 180, te lo faccio 150. Ho detto, ok, facciamo una bella cosa. Il Comune di Napoli mette a disposizione il suo CRM. Cioè, che cosa fa? Chiunque abbia realizzato un'app, vado sulla seconda schermata, tu hai un'app realizzata, noi Comune ti diamo un set di comandi, questo già lo possiamo pure sperimentare, un set di comandi, un banale XML, dove tu ti diamo il nostro indirizzo IP pubblico della nostra macchina, è un banalissimo database MySQL. Ci mandi un file XML, quindi tu la tua app, scatti la foto, buca, metti città Napoli, se è città Napoli, quell'XML lo mandi direttamente a noi e nel nostro pannello, nel nostro CRM che già usiamo, che 700 dipendenti già usano, già c'hanno, vedono la richiesta e da quale app è arrivata. Quindi in realtà chiunque abbia sviluppato già ora un'app, poi vediamo come contattarci, scarica l'XML e fa e basta. Ovviamente noi inviamo anche un XML, ci sono domande? Dopo. Noi inviamo anche un XML di risposta, perché nel momento in cui ci arriva la richiesta, noi inviamo il ticket, quindi sull'app di chiunque l'abbia fatto, non ci interessa chi lo fa, quanto costa, quando si fa pagare, se ci fa pubblicità, anzi meglio se lui si fa pubblicità perché vuol dire che ci campa. Lui non solo avverte al comune che ha fatto un'attività, quindi la buca scattata non resta nel suo sistema e basta, ma va a noi, ma gli inviamo anche un XML con numero di codice e segue passo passo la sua richiesta dove sta, fino a quando o il ticket non si chiude, la buca te l'abbiamo riparata, difficile, oppure guarda che ci vogliono 3 mesi, 4 mesi, con la strada di rifacimento, c'è un contenzioso, quindi almeno ricevi anche la risposta sull'app. Quindi ci siamo chiesti ad un certo punto, apriamo i nostri sistemi agli altri, non sviluppiamo tutto noi. Abbiamo già avuto 3 aziende che hanno modificato le loro app, non faccio nome ma sono le 3 più grandi diciamo, che hanno, ci sta pure chi ha fatto un'app per i parcheggiatori abusivi, ci arrivano richieste dei parcheggiatori abusivi con la geolocalizzazione precisa, ne sono circa 800 diciamo i parcheggiatori abusivi. Quindi diciamo pure chiunque sviluppa app, come abbiamo sviluppato queste app? Questo sottostrato, questo, alla fine della base MySQL, abbiamo sviluppato con un banalissimo CentOS, script in PHP, un database MySQL, prima si usava Perl per Mario Rossano, però l'abbiamo convertito in PHP per un problema di competenze. Chi vuole aiutarci, purtroppo non si legge la mia mail, ma chi vuole aiutarci e vuole collaborare a questo sistema, felice.balsamo@comune.napoli.it, ci inviate le vostre app, non è necessario fare registrazione, prove e quant'altro, in quanto se un'app ha un comportamento scorretto, verrà bloccato quell'app e quindi è totalmente aperto. Domande facciamo ora oppure, non so, visto che c'è qualche domanda? Dopo? Perché sono 2 argomenti che oggi trattiamo. Una è sulla possibilità di poter inviare le segnalazioni, quindi sviluppo di app. Considerate che ci sta pure chi ha fatto un'app per uno dei problemi che abbiamo, rifiuti. Ovviamente il problema dei rifiuti a Napoli è grosso modo risolto sull'ordinario, quello che non è risolto è sullo straordinario, cioè sulle scariche abusive che purtroppo noi cittadini facciamo. C'è chi ha sviluppato un'app, aveva un buon database di posizioni geolocalizzate, ma restavano sulla sua app, noi non potevamo saperlo. Si è interfacciato con noi, riceviamo il suo file, abbiamo l'elenco, grazie a questa sua app, di circa 60 punti dove si sversa. Un altro argomento che invece volevo trattare, era il Wi-Fi. Qualche tempo fa, quando siamo arrivati in comune, abbiamo detto, ci sta a Napoli il sistema Wi-Fi, il Wi-Fi cittadino. Quanti di voi sanno che c'è il sistema Wi-Fi cittadino a Napoli? Uno, lui è proprio dipendente della comunale, sicuramente. Wi-Fi a Napoli l'abbiamo trovato, è un sistema piuttosto oneroso.
e copre queste piazze che vedete, Piazza Dante, Piazza Municipio, Molo Beverello, parte centrale della Villa Comunale di Chiaia, Rotonda Diaz e Piazza Bellini. È un sistema chiuso praticamente, gestito da un unico gestore. Se vogliamo installare altri access point, dobbiamo comprare quel tipo di access point. Se vogliamo installare, per esempio, Piazza Bernini, che è una delle piazze dove ci sono più affluenza, dobbiamo comprare quella connessione da quel gestore e quindi ovviamente siamo vincolati, non c'è nessuna apertura su questo. Allora che ci siamo detti? Agganciamoci a un concetto che ha fatto la provincia di Roma. La provincia di Roma ha creato un sistema Wi-Fi totalmente open source. Funziona abbastanza bene. Lo prendiamo, lo modifichiamo leggermente e consentiamo a tutti di ampliare il segnale Wi-Fi del Comune di Napoli. Come funziona il suo sistema? Il sistema di autenticazione lo acquista il Comune di Napoli, costa pochissimo. Quindi i dati sono di proprietà del Comune di Napoli. Immaginate tutti gli utenti ora registrati sul vecchio sistema, sono di proprietà di un'altra azienda, non vengono dati al Comune di Napoli. Questo è un problema enorme che c'è. I dati devono essere di una pubblica amministrazione. Sembra una cosa banale. Fare una battuta, l'ho detto milioni di volte, ma per una pubblica amministrazione il dato si chiama dato perché va dato, altrimenti si chiamava tengo perché me lo tengo. Invece si chiama dato e questa è una lotta che ci sta, soprattutto con alcune aziende che dicono il dato è mio e non è tuo. Cioè, per dirvi, il database dell'anagrafe del Comune di Napoli non è tutto del Comune di Napoli. Vabbè, e su questo c'è una lotta. Ora abbiamo detto, sistema di autenticazione lo acquistiamo noi, è un sistema open source, tranquillo, Radius banalissimo. Non lo facciamo funzionare con l'iscrizione tramite SMS, facciamo il sistema banale dello squillo. Sapete, no, che per normativa sarebbe necessario registrare gli utenti che si registrano al sistema Wi-Fi. O si fa con un sistema SMS, quindi l'autenticazione si fa in base al numero di cellulare, oppure io faccio uno squillo e non pago neanche, ricevo lo squillo, memorizzo il numero di telefono e autentico. Non faccio pagare nemmeno l'SMS a chi si vuole registrare. Ma per di più, se noi installiamo un certo numero di access point, abbiamo una marea di captive portal, cioè di pagine di benvenuto, che anziché dire login e password, come fanno il 99% degli access point, ci possiamo installare sopra ciò che vogliamo. E anziché installarlo noi, immaginate il Comune di Napoli che tra poco dovrebbe installare circa 150 access point in città. Se noi diamo la possibilità a tutti coloro che hanno sviluppato un applicativo di dire: mi dai la possibilità, ho fatto un applicativo web, me lo fai installare su due access point? Tipo, io ho fatto una pagina che aiuta quelli che arrivano a Molo Beverello, i cittadini, i turisti che arrivano a Molo Beverello, indico in tutte le lingue dove andare a mangiare quando sbarcano all'1:30 come ora. Ok, l'hai fatto questo applicativo, te lo faccio installare su miei access point. Cioè, come Napoli installerà questi access point e sono totalmente aperti. Chiunque vuole, che ha installato un'applicazione, viene da noi, la controlliamo. E se va bene, cioè se rispetta degli standard, sono standard banali ovviamente, potete immaginare quali sono, ha a disposizione ad oggi circa 150 access point. Ad oggi, tra qualche mese, circa 150 access point. Abbiamo già qualche applicativo, abbiamo chi si è inventato il sistema per ricordarti dove parcheggiare la macchina, perché ovviamente gli access point sono geolocalizzabili. Quindi tu parcheggi la macchina, ti colleghi con lo wifi, sai l'access point dove sta e lo memorizzi. Abbiamo altri invece che si sono inventati altre applicazioni, sono soltanto in attesa di installarlo, che partiamo con questo sistema. Il costo è totalmente open source, i costi che la vedete degli access point sono solo i costi dell'acquisto vero fisico, insomma, degli access point. Il firmware verrà aggiornato perché ovviamente deve interfacciarsi tramite VPN con i nostri server. E quindi praticamente il costo è 150 euro d'esterno, 70 da interno, quindi sono costi che non diversi dai milioni di euro che a volte si sente. C'è un comune, non dico qual è, non è quello di Napoli, che ha investito circa 12 milioni di euro per i wifi. Ora, se fate il calcolo, se noi come comune investiamo 12 milioni di euro, era meglio dare a tutti i cittadini napoletani una pernetta USB regalata, una pernetta con una connessione 3G, perché se io dico che il wifi deve essere gratis e poi te lo faccio pagare 12 milioni di euro, non mi pare tanto che è gratis. Questo sistema qua in totale costerà circa 50.000 euro l'anno per varie attività, tra banda, server e quant'altro. Purtroppo sono costi minimi, oltre al minimo, perché un comune non può fare da operatore telefonico, quindi ci sono costi di licenze e quant'altro che vanno girati. E la nostra idea è quella di dire: l'access point è indifferente da dove lo vai a collegare.
tiriamo le drizze P e ampli il segnale del comune. Questa è un'altra attività che grazie al che prima attualmente con l'attuale sistema che abbiamo non si può fare, perché ovviamente è un sistema chiuso, non possiamo metterci le mani, possiamo darle in gestione, questo è uno dei problemi della pubblica amministrazione. Quando compri un sistema chiuso puoi darle in gestione solo ed esclusivamente a un unico gestore, a un unico fornitore, che ovviamente fa lui il prezzo, fa lui le SLA. Avevo qualche fotografia ma non ve la faccio vedere, se no ci mettiamo tutto a rite. Su alcuni data center che erano presenti prima che arrivavamo noi e che invece dicevano che si gestivano bene, tipo 6 ventilatori. C'era, cioè, Antonio Peggiopo l'ha visto, insomma, c'è un server, un'azienda che gestiva ovviamente, perché poi abbiamo detto, beh, prima abbiamo visto il lavoro che è stato fatto per il CNR, per l'Enea. Abbiamo trovato alcuni server che erano in data center, secondo piano, bagno delle donne con 6 ventilatori. Si trovava lì perché era il posto più sicuro e c'erano i dati conservati. Poi abbiamo detto, ma questo non è il posto sicuro. Sì, ma il bagno delle donne è sicuro, che giustamente bagno gli uomini più su sporco, invece le donne su sporco. E questo è poi per dire, quindi abbiamo trovato insomma delle situazioni un po' particolari. La nostra, ecco, l'intervento era proprio questo: chi ha idee e vuole svilupparle, il comune è totalmente aperto, sia per quanto riguarda le app, che è la prima attività che facciamo, che stiamo per partire, sia per quanto riguarda il sistema Wi-Fi, ripeto, che si può espandere come vogliamo. Metro Napoli, per esempio, ANM, che sono partecipate dal Comune di Napoli, ANM, mezzi pubblici su gomma, Pullman, e Metro Napoli. Le pensieri, ho fatto una bella domanda, avete un altro dipendente ANM? Allora sì, l'idea è questa, siccome sono veloce, siccome vogliamo abbattere i costi il più possibile, considerate che Napoli, vi sembra strano, ma è la città più cablata d'Europa. Il Comune di Napoli ha una fibra a banda circa a 20 gigabit. Cioè noi come Comune di Napoli usciamo su internet a 20 gigabit. L'abbiamo trovata così, non mi dite troppo potente, insomma, sinceramente. Le 250 sedi comunali, quindi maggior parte scuole e altre sedi, sono collegate a 20 gigabit. Il cimitero, che è quella peggio collegata, è a 1 gigabit, quindi vuol dire qualche anima collega comunque veloce con l'aldilà, insomma immediata. Questa enormità di fibra che passa soprattutto sulle pensiline che sfrutteremo, ovviamente con un sistema mesh che vedete. La NM dovrebbe installare su 450 pensiline elettrificate, cioè dove sta corrente praticamente, access point, quindi la spesa praticamente di circa 300 euro ogni 3 pensiline, perché ovviamente c'è il sistema mesh, quindi sfruttando già le famose palline digitali, quelle che ci dicono gli orari, diciamo, là già ci sta connessione internet, circa 1 megabit, quindi va bene, che si considera che non è che ci siano molte persone collegate ovviamente. Stessa cosa Metro Napoli ha circa 14 km di fibra sottoterra, dovrebbe, perché ovviamente considerate che è un po' difficile mettersi tutti quanti d'accordo, però l'intenzione c'è e anche la fase progettuale è abbastanza avanti. Metro Napoli dovrebbe installare gli access point sotto anche le gallerie, quindi il wifi sarà disponibile sia nelle stazioni della metropolitana, linea 1, che ricordate che la linea 1 è comunale, la linea 2 invece è regionale. La linea 2 è quella che si allaga, la linea 1 è quella che non si allaga. Faccio pure un po' di spot. E quindi sulla linea 1, che è quella comunale, quella diciamo cosiddetta collinare, dovrebbe esserci wifi sia presso le stazioni sia lungo le 14 km di galleria. Chiudo qui il mio intervento. Se ci sono domande anche da parte degli ex dipendenti comunali, capito? I pullman comunali si allagano. Il problema ce l'abbiamo, lo sappiamo. Ho appreso dal sito comunedinapoli.it questo sistema wifi che c'è. E Quello attuale. Ed ho visto che c'è la possibilità di potersi collegare per 3 ore inserendo il numero del telefonino per ricevere l'account per poi dopo collegarsi. E quindi sarà simile, questa cosa che si andrà a realizzare sarà simile a questa, oppure serve solamente come servizio al cittadino?
Allora, il nuovo sistema è 2 ore di navigazione, è il limite imposto, diciamo, quasi per legge, perché se fai più di 2 ore, cioè se dai la possibilità a un cittadino di collegarsi più di 2 ore, stai diventando un operatore di telecomunicazioni. Ho capito. Quindi la pubblica amministrazione non può fare operatore di telecomunicazioni, già abbiamo pieno di debiti, quindi se lo facciamo abbiamo un'ulteriore multa abbastanza salata, non lo possiamo fare. Perché si presuppone che la connessione poi fai in strada, ti serve per fare una cosa urgente, diciamo, non per averla in maniera... Certo, per lavorarci, voglio dire. Esatto. E quindi è ferma, sarà firmata, ferma 2 ore. La seconda mi sono dimenticato mentre parlavo, perché guardavo l'ombrello, mi scusa. La seconda domanda che hai fatto? Se questo sistema funzionerà nello stesso modo. SMS registrazione. Esatto. La registrazione è obbligatoria per legge. Sempre deve essere riconosciuto. Quindi non sarà solamente un qualche cosa legato alle app del comune? Il parcheggio, no, allora tu o ti loghi e navighi su internet, e quello lo puoi fare, anche se detto tra oppure noi, oppure dall'access point direttamente ci sono le application per nella captive portal che tu vedi, troverai nella parte molto nascosta login e password, perché riteniamo che internet sia una quasi delle ultime cose che ormai si fa. Sì. Però ci sarà uno spazio abbastanza ampio dove ci sono informazioni turistiche e le app che eventualmente vengono sviluppate e le mettiamo. Ok, grazie. Perché normalmente la navigazione Wi-Fi viene usata sul 3G ormai, insomma, sì. Più tempo passa, meno il Wi-Fi sarà utile. Passa pure maglietta rossa, ex dipendente anche lui, non troppo giovane. No. Mi dispiace, però io abito a Milano, comunque, vabbè, mi trovo dai miei genitori già a Napoli per il ponte, sono venuto al Linux Day di Napoli. Allora, una domanda era per quando si apre il ticket, che uno fa la segnalazione, arriva il numero dell'operatore che lo prende in carico, perché a me uno deve fare una segnalazione che qualcuno non lavora, dice avviato in carico 15 giorni fa e non ha fatto niente. Arriva il nome dell'operatore? No, il numero identificativo, un qualsiasi numero che può identificare l'operatore manda che l'ha preso in carico. Il nome del servizio, se avete fatto la prova, vabbè, ora se lo fate sabato sono chiusi, quindi vi arriverà soltanto grazie, sì. Ti dà il numero di ticket e il numero di giorni che ha aperto, che insomma da te oggi sarà uno ovviamente. Arriverà il nome del servizio a cui è in carico, non il nome dell'operatore. Ah. Servizio vuol dire, io URP, ok, mi ha detto che l'albero è alto e lo vuoi tagliare, basta. Poi tu troverai, il giorno successivo, il tuo ticket è stato passato al servizio Parche Giardini, quindi sai quale servizio sta gestendo. In quel momento è il tuo problema, perché ovvio che è un problema, non è che lo gestisce l'URP. L'URP sta soltanto l'interfaccia, poi c'è tutto un mondo di 178 uffici comunali, che tra l'altro sono pure molto accorpati, che devono risolvere quel problema. A volte, lo dico poi, finisco così, altrimenti... a volte è anche un problema, non tanto un problema di informatica, perché database, come dico io, database, l'informatica, in un modo o nell'altro tu la fai comunicare. L'abbiamo fatto comunicare anche sistemi COBOL che ancora sono presenti, o fai il CSV con Oracle, quello lo fai. Tanti database non hanno mogli, non hanno figli, non hanno promozioni, non hanno il telefono rotto, non hanno la scrivania piccola, non hanno il concorso che gli è stato annullato, non hanno tutti questi problemi, quelli li fai. Il problema principale è quando fai parlare tra di loro 9.800 dipendenti comunali, o meglio 9.800 persone della pubblica amministrazione. È là che devi cercare di fare sia un problema, sia un... la devi abbandonare un attimo l'informatica e devi cercare di dire, ok, tutti i problemi che ci sono stati fino ad oggi, blocchiamoli. Mo incominciamo a comunicare in modo diverso. Allora, se quello c'ha la scrivania più grande della tua, lascio sta, mandaci un'email, tante email uguale per tutti. Se quello c'ha la sedia più bella della tua, ok, non fa niente. Tante SMS, perché abbiamo dei sistemi anche interni, eccetera, eccetera. E quindi è anche un problema di far comunicare i vari servizi tra di loro. Può capitare, l'abbiamo trovato questo sistema a volte, che tra uffici, siccome c'era stato un cambio di piano, io sono secondo e quelli stanno a prima, o quelli a prima non ci voglio a che fa. Così succedeva. Allora tu avevi quello che c'aveva l'albero bloccato e l'albero si era per 10 anni, perché? Perché non voleva quello del primo piano. Allora facciamo una cosa, spostiamo tu a primo e tu spostare a secondo, stai sullo stesso piano, il problema è risolto, datevi un bacetto e andiamo avanti. Cioè a volte il problema non è informatico, la maggior parte dei problemi è un problema umano e quindi anche là bisogna intervenire. Un'altra domanda, comunque per l'escamotage per la rete wifi pubblica basta trovare lo sponsor, basta trovare una società delle comunicazioni che sponsori, come a Milano lo sponsorizza nelle biblioteche, ci sono 15 ore di navigazione al giorno. British Telecom sponsorizza la rete, nell'home page c'è il logo di British Telecom e quindi automaticamente... Allora, sì, la sponsorizzazione non era prevista, allora nel Comune di Napoli fino ad oggi non aveva un piano di sponsorizzazione, cioè le cose o si compravano oppure non si poteva fare. Tu mi fai mettere lo striscione vicino ai pullman e io ti regalo la benzina per i pullman. Questo non si poteva fare. È stato fatto circa 6 mesi fa un contratto di sponsorizzazione, cioè ora è previsto nel comune un contratto di sponsorizzazione ed è possibile che dei 150 access point che noi installeremo
a lotti, cioè a zone, ci sono alcuni operatori di telecomunicazione che dicono te li installiamo noi. Per esempio, alcuni wifi nelle zone più facili, tipo nelle biblioteche, dove infine bisogna tirare un cavo e banalmente azzeccarlo vicino al muro, là lo possono fare gli elettricisti del comune. Ma dove invece devi mettere un access point, faccio un esempio, per coprire il lungomare, e là devi mettere, siccome l'unica proprietà del comune è Castel dell'Ovo, la devi cercare di mettere degli access point che si mimetizzano Castel dell'Ovo, altrimenti la sovrintendenza non te li fa installare, e qualcuno che si affacci in maniera, diciamo, abbastanza pericolosa sul Castel dell'Ovo per mettere gli access point che illuminano quella zona là, e poi di rimbalzo arrivi fino alla villa comunale. E ovvio che queste attività noi come comune non abbiamo personale per farlo, ma ci sono aziende che dicono: ok, tu mi fai sponsorizzare, mi fai mettere il mio logo e io ti faccio questo sistema qua. Questa è una cosa che si sta facendo e sta partendo anche per i mezzi pubblici. Devo dire che qualcuno sta dicendo: tu mi fai mettere una bella scritta vicino ai pullman, ti do 3 pullman in più. E quindi anche su questo, piano piano, spendi che le vie, funziona. Un'ultima domanda. Poi. Sono qua per... No, no, la geolocalizzazione della buca, cioè nel senso che quando uno nell'app, vabbè, già in parte mi ha risposto perché avete aperto la geolocalizzazione, cioè voglio capire, uno non è che può fare il bluff... di fare la foto alla macchina, fare con un Photoshop un fotomontaggio e mandarle la foto. Cioè nel momento in cui uno fa la foto, la geolocalizzazione in tempo reale... Allora, a Napoli il numero di buche che ci sono, che fa il fotomontaggio Photoshop, avete solo tipo, perché tanto è facile trovarla, diciamo. Sì, però in tempo reale, dico, la macchina che va a finire realmente nella buca, cioè nel senso quando uno invia la segnalazione in tempo reale è geolocalizzato in quel punto là, non è che invece... Vabbè, questo è un problema più complesso, perché dovrebbe arrivare i vigili, la polizia municipale, a controllare, eccetera, eccetera. Un passo per volta, diciamo. Cominciamo prima a fare, aprirci. No, dico, se aprite la geolocalizzazione, possibilmente l'app che uno vuole costruire. Fai una bella app che invia in contemporanea la geolocalizzazione e manda subito alla polizia municipale l'urgenza, il grado di urgenza. Per dire, utilizzare le webcam che ci sono nella zona, anche webcam, quelle bancarie. Altro discorso, perché le webcam sono parte della protezione. A volte... è anche complesso, perché abbiamo pensato anche all'utilizzo delle webcam soprattutto per la repressione, per gli scarichi abusivi. Il problema è che non tutte le telecamere, non considerate che tutto ciò che sta sul comune di Napoli è proprietà e di gestione del comune, ma è una cosa abbastanza strana. Per esempio le scuole non sono comunali ma sono della provincia e della regione, le telecamere sono parte del Ministero degli Interni, parte della prefettura, quindi nel comune a volte le telecamere sono pochissime, quindi non è che tu vedi una telecamera e dici quella è comune e ti fanno mettere l'access point. Devi chiedere un permesso, un'autorizzazione, una cosa, quindi è abbastanza complesso. E anche là c'è bisogno del rapporto umano, perché quando vai, se tu vai là e dici sono il comune di Napoli, fammi mettere la telecamera, che dice bello, invece se vai là e dici vogliamo fare una cosa fatta sì, ma anziché fai mettere un altro palo, visto che tu c'hai questo palo così alto, bello, complimenti, mi fai mettere la telecamera vicino alla tua, così, o fai così o il problema, ripeto, sono stati 20 anni e c'è ancora... Questa è una bella domanda. No, allora, wifi dovrebbe essere operativo nel giro di qualche mese. Qualche mese vuol dire tempo burocratico, insomma, per farlo. Metropolitana ci sono due tipi di problemi. Non è tantissimo il tempo, perché la fibra stanno già passando. Sì, l'ho vista passare. Esatto. I tempi non diventano da noi, insomma, però più che altro è tempo necessario per poter installare l'access point, insomma, fare un accordo, anche perché ci sono anche altre attività per migliorare la viabilità. Quindi c'è anche Napoli Park, che è un'altra partecipare con Napoli, che sta partecipando, quindi i tempi non te li so dire, però non è di anni, insomma. Sicuramente noi speriamo per Natale sicuramente di avere una buona copertura. Ok, grazie. È più facile ovviamente a funicolare sono facilissime. Sì, il funicolare già funziona, 3G funziona, cellulare. Natale 2012, sì, essendo la pubblica amministrazione è vero, Natale 2012, sì. Va bene, grazie mille. Se non ci sono altre domande, non so, c'è un'altra domanda. Il ragazzo con... Salve. Allora, sì, sono tutte belle cose. Ho sentito da stamattina, cioè, nuove iniziative, progetti, cose del genere, però la parte di sicurezza dietro che c'è... Cioè, se per esempio in un'ora il vostro servizio riceve 1 milione di richieste, quanti ticket verranno erogati e come verrà gestita la cosa? Se mettete una rete pubblica, che tipo di sicurezza ci sarà dietro per prevenire abusi o cose del genere? Penso che tu ti riferisci all'URP, giusto? Alla segnalazione, al ticket? Sì. Allora, per quanto riguarda i ticket, attualmente abbiamo già uno standard, dei dati.
Attualmente arrivano circa 30 richieste al giorno da parte dei cittadini, che è un numero limitato, molto basso, perché ovviamente il cittadino notoriamente quasi si scoccia, insomma, riceve al comune, tanto non ha mai avuto risposta, quindi riceviamo 30 mail al giorno, 30 fax al giorno, riceviamo ancora fax, che sono stati proprio quelli informatizzati, quindi è un numero già estremamente basso rispetto al personale che è disponibile. Se il numero cresce, e speriamo che cresce, attualmente noi dovremmo cercare di gestire, siccome 30.000 al giorno le gestisce una persona in poco tempo, insomma, perché considera che sia soltanto di sviare, di smistare le varie richieste, ci sono 700 persone in realtà circa in media che sono pronte per rispondere alla domanda, cioè non sono soltanto le 15 persone dell'URP, ma ogni servizio, parcheggi, giardini, viabilità, rifiuti, trasporto su gomma, lavoro, sono ognuno di loro ha una persona responsabile a fare questo. Il problema è che oggi non gli venivano consegnate le carte, cioè il foglio di carta, la richiesta del cittadino, a loro non arrivava, o arrivava in ritardo. Quindi sono 700 persone a rispondere, 700 per il numero di richieste che ci sono, speriamo di arrivare, insomma, di saturarli. Non so se sono stato... No, ma cosa succede quando è la macchina a dover gestire tale traffico? URP? Non capisco quale macchina. Sì, quando per esempio qualcuno vi manda un'email, dopo un po', cioè se ne arrivano, che ne so, cioè come viene gestita la cosa? Allora, il Comune di Napoli si è dotato un anno fa dal quel server che abbiamo trovato nel secondo piano Bagno Redone, si è dotato di una delle server farm riteniamo più potenti che ci siano nel sud Italia. È una server farm che oggi sfruttiamo al 7%, sta polifunzionale di soccavo, ci sono circa tra lame circa 90 lame disponibili, di cui usate saranno una decina. È un data center enorme, lo faremo visitare tra poco, quindi sul sito del comune sarà pure possibile prenotare la visita per vedere dove stanno i dati. Attualmente sono stati spostati lì sopra tutti l'anagrafe, tributi, multe e altri servizi, ma insomma il data center che è disponibile è sfruttato ad oggi al 7% rispetto a quello che c'è. Faccio un esempio, sono 9 armadi rec, riempiti ce ne sono 2, perché 2 sono di produzione e 2 sono ridondati, quindi sono gli altri che sono completamente vuoti, quindi di infrastruttura e di capacità tecnica, diciamo, il comune ne ha comprata forse troppa, comunque ce l'abbiamo e ha voglia di riempirla, insomma. Va bene, ci sono altre domande? Non so, velocemente. Aspetta, così ti arriva il microfono. Ripeto, col CMS posso mandare ticket relativi a infrazioni di qualsiasi tipo, per esempio se trovo una macchina in seconda fila in ora di punta? È difficile che trovi una macchina in seconda fila a Napoli, insomma. Sì, allora, la richiesta arriva all'URP, arriva di tutto, arriva anche chi purtroppo ha problemi familiari, chi vuole un lavoro, ovviamente, se immaginate Napoli è una situazione un po' così, chi si è separato col marito, cioè arrivano richieste di tutti i tipi. Alcune richieste l'URP fa una richiesta tipo, cioè una risposta tipo, nel senso, è dedicato a tuo marito, mi dispiace, anche noi, cioè, non è un problema che poi risolve un comune. Tante altre, come esempio macchine ferme in seconda fila, oppure... adesso vi dico qualcuna, ma così vedete noi napoletani come siamo. Le targhe, così a un certo punto arrivavano le richieste, la polizia municipale metteva multe a gente di Padova, Milano, Torino, ma una valanga di multe proprio, perché passava la ZTL di Dante. Ha detto, ma questa gente di Milano sta, tu andi a Napoli così all'improvviso, ci fa piacere ovviamente che vengano a Milano, però a un certo punto abbiamo scoperto che i napoletani sono furbi, non lo fate perché ormai abbiamo trovato anche le scamotage per acchiapparvi. Tutti quelli che avevano la targa che era CU, con l'asse isolante la U la facevano diventare CO. Quindi vedendo con l'asse isolante modificavano la targa, passavano e chiappavano ovviamente altre multe. Abbiamo potenziato il sistema di videosorveglianza perché riusciamo a capire se c'è sto scotch, se c'è un po' per dirvi. Queste richieste che arrivavano tutte quante all'URP. Qualsiasi tipo di richiesta arriva all'URP, anche chi è fermo in seconda fila, viene girato subito alla polizia municipale. Cioè l'operatore che la riceve, a parte che ci sta un sistema automatico che in base alle parole più riconosciute già ti consiglia qual è l'ufficio, se lui legge albero, lui ti consiglia parcheggi, giardini,
e basta. È ovvio che se tu dici voglio sapere l'albero genealogico della mia famiglia, quindi anagrafe, è ovvio che lui si accorgerà che deve cambiare da parche e giardini, quindi qualsiasi tipo di richiesta, lui è già abituata a fare questo. Così arrivano richieste incredibili. Immaginavo, l'ultima volta era una persona di 109 anni che voleva sapere la sua compagna di classe quando che stava là, cioè che era di Milano, questo o un altro paese, e l'ULP ha dovuto trovare per rispondere a questo, perché comunque tu devi dare una risposta, la compagna di classe a scuola che sta, quindi per dire, a volte alcune richieste ci sono e vengono gestite, purtroppo non si sanno, perché il lavoro che c'è dietro è enorme. Poi ovviamente tu ti scontri col problema, questo devo dire, ovviamente col problema economico che abbiamo, per cui se tu dici c'è la macchina in seconda fila e chiami la polizia municipale, effettivamente la polizia municipale è sottodimensionata, ci sono solo 5 auto che girano per ogni municipalità, quindi sono circa 50 auto in contemporanea che girano, per cui tra pattugliare una zona e l'auto in seconda fila, effettivamente la scelta viene fatta, boom, fa niente, nel frattempo pattuglio la zona che è meglio che andare in... quindi ci sono poi altri tipi di problemi, la rigestisci in base alle richieste che arrivano. C'è un grafico che non ho portato, noi abbiamo un elenco di tutte le richieste che fanno i cittadini, perché è fondamentale. È ovvio che se 100 persone mi dicono che l'albero è alto e 3 mi dicono che c'è la buca per strada, è ovvio che una pubblica amministrazione dovrebbe dare priorità all'albero alto, perché è quello che maggiormente dicono i cittadini. Questa è un'operazione che non è stata mai fatta, noi abbiamo un grafico, non l'ho portato, ma tra le richieste tra le priorità maggiori che ci stanno a Napoli, quindi dove si focalizza maggiormente l'attenzione pubblica amministrazione, è Stadio San Paolo, primo problema dei cittadini napoletani, che poi vedete, lasciamo stare. E il secondo problema è stato, nell'ordine delle richieste arrivato, la richiesta al sindaco di Napoli di non vendere la Vizzi, è stata le due richieste, i due problemi maggiori. Quindi sono le due, poi a scala, quindi il problema dei napoletani a volte è anche molto limitato, diciamo, sotto un certo punto di vista, perché poi siamo abituati a soffrire, quindi per noi un pullman in più, un pullman in meno. Poi alla fine ci sta il trasporto pubblico e soprattutto ovviamente non è tanto la criminalità, ma il problema è scuola, insomma, ovviamente che porta problemi. Quindi la pubblica amministrazione a volte dà delle priorità, proprio perché le risorse sono limitate, a degli argomenti piuttosto che altri. Però posso comunque mandare, sì, che forse vengono ascoltati o no. Cioè qualcuno che li vede, cioè. Sì, qualcuno che li vede e ti risponde pure. Allora, il nostro, l'ho detto prima, dobbiamo risponderti. Mi dispiace che c'è la macchina in seconda fila, non abbiamo pattuglie perché non ci abbiamo è una risposta che possiamo dare, che dobbiamo dare. Tu sai che l'abbiamo letta, entra nelle statistiche, cioè sappiamo che statisticamente uno dei problemi è quelle macchine in seconda fila. Però dirti veniamo e te la pigliamo e te la spostiamo, non lo possiamo fare. Abbiamo problemi proprio, lo sapete, insomma, immaginate, insomma, i problemi che abbiamo dal punto di vista del debito che abbiamo trovato, insomma, ormai sapete tutti, insomma, il problema che c'è e nulla piangerci addosso, però ribocchiamoci le mani. Piano piano, fortunatamente, grazie alle sponsorizzazioni, molti criticano per esempio le scelte di aver fatto Coppa America, Coppa Davis, però c'è da dire una cosa, questa cicla, però c'è da dire una cosa, lo dico, poi non è che voglio fare politica perché mi ricordo la prima volta che abbiamo fatto la Coppa America, quindi doveva venire qua gli americani, dissero no, andiamo a Venezia, che voi non siete buoni, siete camorristi, c'è la spazzatura, ci andiamo a Venezia, è finito. Siamo andati agli americani e gli ha detto voglio bene, venire qua, vi faccio vedere che siamo buoni, siamo bravi, eccetera, eccetera. A parte la pioggia, però quando abbiamo fatto la Coppa America, devo dire, è presentato Antonio Prigioppo, in 15 giorni è stata preparata la Coppa, Antonio Prigioppo l'assessorato allo sviluppo, in 15 giorni è stata preparata la Coppa America, cioè una cosa che io non ho mai visto in vita, cioè non ho mai visto un comune, una pubblica amministrazione in 15 giorni stendere fibra, gli americani venivano, voglio 3 fibre, da 2 giga fibra, PC, sacchetta, protezione civile che lavorava in maniera incredibile, quindi la prima volta abbiamo fatto un lavoro enorme per dare bella immagine. Oggi, grazie a questo lavoro che è stato fatto, gli americani non solo hanno detto l'anno prossimo veniamo, ci siamo 2 settimane, vi paghiamo noi a voi, state le camere, va a fanculo, cioè per dire fino a me. La seconda è stata che c'era a chiamare Giro d'Italia, vogliamo venire, vabbè, mo vediamo se possiamo, se abbiamo qualche problema, addirittura ci hanno chiamato, bici volle, e sono venuti, e sono soldi che ci danno, cioè, questi, ogni volta che vengono noi spendiamo 40.000 euro a fare, ma chi se pagano sposi, pagano tantissimo, e noi così cambiamo, cioè per dire come. L'ultima lo dico perché poi ci ha chiamato, e quel sindaco è stato, se vi racconto la scelta, ci ha chiamato l'associazione mondiale per quel gioco che si fa con la neve, l'avete mai visto? Si buttano quelle cose e posta quello con la mazza che fa così, può fare, non so come si chiama, volevano fare il campionato mondiale sul lungomare di Napoli, quelle cose là.
Allora si mettono un po' l'agenda perché sono un po' pieni. Allora quando arrivano queste richieste ti ricordi che certi eventi alla fine fanno funzionare la città, cioè i soldi il governo non ce li dà perché ha tagliato, debiti ce l'abbiamo, l'unico sistema che funziona è la sponsorizzazione ed è quello che usiamo ovviamente per tutto. Finisco qua, non faccio politica, sono un tecnico, ho detto solo alcuni altarini, insomma alcune cose che ci sono. Posso fare un'altra domanda? Nel comune di San Giorgio in cui abito io è già stato attivato, mi pare, 2 o 3 anni fa un sistema di wifi comunale credo il 90% delle vie, ma non ci ho mai fatto più di tanto caso. L'esperienza di questo comune di San Giorgio a Cremano è servita in parte anche al comune di Napoli per gestire il suo impianto wifi che stiamo costruendo? Allora, primo anche abitava a San Giorgio a Cremano, poi sono diventato cittadino napoletano. Dopo. Spendi che le vie, vengo su una batteria, se sì. A luce. Allora, in realtà è bene sempre considerare che un conto è San Giorgio a Cremano, dove ho abitato. San Giorgio, considerate che Napoli ha 950.000 persone, ogni municipalità ha 100.000 persone. Quindi quando a volte si dice lo vai a fare di San Giorgio a Cremano, per esempio, oppure a volte faccio un'altra cosa, ma nel paesino a Oslo hanno la macchinetta dove tu metti i gettoni e ti restituisce la bottiglia, ho visto qualche volta, non si può fare pure a Napoli. Il problema è che si paragona Oslo, che tutta Oslo, tutta la Norvegia è 350.000 abitanti, tutta la Norvegia, ed è 4 volte l'Italia. Napoli è 1 milione di abitanti. Allora San Giorgio è pari a mezza municipalità. Quindi il sistema che ha San Giorgio a Cremano, che ci sono i cartelli, poi in realtà il wifi loro hanno fatto un po' diverso, solo le persone che sono residenti vanno al comune, danno un documento e se rientri in una certa, se ricordo bene, un certo reddito, hai il wifi, una cosa del genere, quindi è un po' diverso. Però la copertura è molto più facile di San Giorgio a Cremano, perché è metà municipalità, cioè come dire copriamo fuori tutta, è facile, metto un accesso point dello Stato San Paolo, che è nostro, illumino già buona parte. Ma dire invece Napoli, che è 20 volte San Giorgio a Cremano, è un po' diverso, insomma, sia dal punto di vista investimento, sia dal punto di vista dell'organizzazione proprio. Cioè è improponibile dire a un cittadino, tu vieni da me, mi dai il documento e io controllo. Arriva 1 milione di napoletani, ce ne scappiamo. Cioè, dico subito, quindi è un po' diverso. Va bene, ok. Penso che non ci siano altre domande a questo punto. Grazie mille. Ringrazio Felice Balsamo.